Oggi volevo parlarvi di questa bellissima e piccolissima macchinetta. Ma visto che fa schifo, parleremo di questo. Ciao ragazzi e bentornati da Serink, il canale che parla di tatuaggi a 360 gradi. E se sei su questo canale per la prima volta e non vuoi perdere altri video come questo, iscriviti e pigia sulla campanella. Se non ti iscrivi e non pigi sulla campanella e questo canale chiuderà per i pochi iscritti, ricordati che la colpa sarà solo tua. Sì, esattamente, solo tua. Solo tua. Detto questo, oggi voglio andare a parlare della Equalizer Ergo. Andiamo a vedere le caratteristiche e poi vi dico cosa ne penso. Allora, così come si presenta la Equalizer, scatola in cartone, spugnetta, la macchinetta che andiamo a vedere dopo e infine dei pezzi di ricambio, delle brugole due molle e una slide. Questo è un pregiatissimo sacchetto di plastica con dentro la nostra Ergo, marchio Ergo. Marchio Equalizer, verniciata nera opaca, macchinetta tutta in alluminio tranne la vite davanti che è in plastica. Marchio Equalizer, qua abbiamo la slide con la clip per fermare l'asta del lago, quindi non avremo nessun elastico, nessun blocco ago. La Ergo ha un'escursione di 3,5 mm, attacco RCA. Qua sotto ci sono le due brugole per levare il motore. Sotto alla slide abbiamo la molla che abbiamo anche visto prima di ricambio. L'ergo è lunga 11 cm, è alta 6 cm ed è larga 2,5 cm. Pesa 110 grammi, ha un motore da 4,5 watt, non c'è dato da sapere i giri e neanche la marca purtroppo. Ora montiamo un ago e andiamo a sentire come gira. Vi ricordo che la Ergo costa all'incirca 230 euro, poi dipende dal sito dove andiamo a prenderla. Così sta girando a 8,5 volt. Il range ottimale di questa macchinetta è tra gli 8 e i 9 volt, quindi se uso degli aghi piccoli posso tenerla a 8, man mano che salgo con la dimensione degli aghi posso arrivare fino a 9. Questa era la Ergo da vicino e adesso andiamo a fare due chiacchiere. Allora, vi dico subito cosa ne penso. Io ho un mesetto che la sto usando, ho provato a metterla sotto sforzo in qualsiasi modo, ho usato aghi piccoli, aghi grossi, ho usato cartucce e non c'è stato modo di mettere in crisi questa macchinetta. Quindi, a mio avviso, se sto iniziando, questa macchinetta è l'ideale perché costa poco e è la più facile che io abbia mai visto. Facile perché non ho elastici, non ho fermaghi, infilo l'ago. Blocco la mia barra sul clip che c'è sulla slide e tatuo. È silenziosa, è leggera, non vibra. Inoltre è una macchinetta dalle finiture fatte molto bene. A me la linea spigolosa piace anche e costa poco, perché costa intorno alle 230-260 euro, non mi ricordo più, ragazzi, ma vi metto qua sotto il link dove poterla prendere. E non so cos'altro dire, davvero, non ho trovato un contro a questa macchinetta. È professionale, posso usarla sia che sto iniziando, sia che ho uno studio. Io ho un mese che la uso con aghi normali, la uso con le cartucce, ho provato a stressarla in ogni modo e non ho mai avuto problemi, mai avuto problemi. Ma mai, eh? Il fatto che abbia una slide, che è silenziosa, slide si intende questo albero che va su e giù, che permette al lago di fare su e giù e basta, non ha vibrazioni, dei movimenti. L'ago va su e giù ed è precisissima anche con gli aghi piccoli, ma spinge anche di 15 magnum tranquillamente. Mentre se avesse avuto magari un rotore, fosse stata una direct e quindi il nostro ago andava fissato in alto, girando probabilmente sulle linee piccole in questa fascia di prezzo, sarebbe stata meno stabile. Mentre con la slide è davvero precisissima, silenziosa,
tra quelle che ho provato io professionali ad oggi è quella che costa meno e funziona meglio. E non ha un contro, non ha un contro sta macchinetta, non ha un contro, non ha un contro. Prometto, parole di Lupetto. E vi dirò di più, qualcuno di voi mi ha anche chiesto tramite mail, tramite Instagram, di preparargli un kit perché in rete non trova nulla di valido e non vuole spendere soldi senza essere sicuro di avere in mano delle cose professionali, quindi vi sto mettendo insieme io un kit professionale e questa è la probabile macchinetta che metterò dentro. Quindi è una bomba, tra poco uscirà anche il video del kit, se siete interessati andatelo a guardare. E per il momento non mi resta che salutarvi, ringraziarvi, ricordarvi di mettere un like, commentare qua sotto se a voi piace, se non vi piace, se l'avete provata, se ce l'avete, quello che volete voi. Ricordatevi di condividere e di iscrivervi al canale perché è importante. E per il momento ciao e alla prossima!